Luigi Mariano. Eccomi qua. Io intanto non sapevo che fosse la mia terra, lo dico subito, l'ho scoperto dopo, è stata una piacevole scoperta, però mi ero già interessato, mi ero già entusiasmato per le cose belle che fai. Grazie. Perché ho letto cose incredibili. Per esempio, La Stampa, che non è l'ultimo dei quotidiani. Però riporta in realtà una cosa del tempo. Del tempo, sì, sì, però il fatto di riportare vuol dire metterci la firma, per cui in ogni caso, insomma, La Stampa è uno dei quotidiani che io leggo con piacere, ecco, oltre a 3-4 altri. E ha scritto, riprendendo il tempo, che questo signore qui è quanto di meglio io abbia ascoltato, dice il critico, nella musica italiana in questi ultimi tempi. Potremmo continuare con quello che è stato scritto su Metamorfosi, e poi ancora sul Fatto Quotidiano, che non è che sia in generale molto tenero con chi non lo merita, insomma, cioè, sta attento a conferire i meriti a chi se lo merita, il gioco di parole. Quindi Il Tempo, Il Fatto Quotidiano, Radio Kiss Kiss, ha detto delle cose bellissime, Il Nuovo Quotidiano della Puglia, Asincrono, il titolo, tra satira e ironia, il primo, c'è questa cosa, Il Mucchio, L'Isola della Musica Italiana, insomma, sono tutte testate, belle, sì. Ma tutte belle, poi davvero, io l'ho letto, adesso non possiamo soffermarci, preferisco che si faccia musica. Ci fa ascoltare una tua canzone, sì, Il Negazionista, che tra l'altro è arrivato bisogno, in finale. Chitarra? Sì. Sì, sì. So che sei passato dei premi più prestigiosi, premio Bindi, premio Daolio. Premio Bindi sono in finale, andrò a fare la finale, se sono 15 finalisti, e poi il premio Daolio in cui ho cantato questa canzone. Allora, il disco è questo, Luigi Mariano, Asincrono. Antonio, faccio vedere a te. Va bene? Asincrono, ci sono davvero delle canzoni che vanno tutte ascoltate una per una, a cominciare da questo Il Negazionista, se ascoltate anche il testo. Non esiste, non esiste, non esiste un pianeta malato, non esiste, non esiste, non esiste nessun corpo straziato, non esiste, non esiste, non esiste nessuna guerra alle porte, non esiste, non esiste, non esiste forse neanche la morte. Non esiste, non esiste, non esiste, che bella canzone! Quando si dice musica, virgolette, impegnata. È una canzone che prende un po' in giro, insomma, le persone che negano le verità più ovvie, più scontate. Sì, più scontate. Capovolgendo un po' la verità, insomma, il vero e il falso, ormai al giorno d'oggi non si capisce neanche quale sia. Che dire, ormai ci siamo... E che il problema è che chi la pensa così e basta. Quegli altri proprio non ci avverso. L'Italia si è capito che ormai siamo divisi... Siamo divisi in blocchi che spesso... Secondo me bisogna avere coraggio in tutti i campi. Sicuramente. In tutti i campi, sì. Quindi se si ha qualcosa da dire, al di là di essere artisti o non artisti, secondo me bisogna dirlo. Rischiando anche l'impopolarità, sì. Quelle sono le belle persone, sono quelle... Gesù Cristo ha insegnato, no? È stato coraggio. Il primo che ha rischiato, che impopolarità ha rischiato. E quello bisogna fare, non bisogna cercare il successo facile. Io non sopporto, per esempio, tanto so che la pensi alla stessa maniera, e tutti quei consigli che si danno agli artisti quando si dice per fare carriera devi fare questo, devi sorridere a quello, devi stringere a... Ma poi alla fine del tutto che avrai raccontato? Essere se stessi. Noi vogliamo raccontare invece di quanto è bella quella canzone che tu hai composto ricordando un fatto tragico, però sei entrato proprio nell'animo, nella sensibilità, e tutto sommato è diventato una specie di angelo, secondo me. Edoardo, posso dire anche il cognome, no? Lo posso dire. Edoardo Agnelli, raccontato da te, è diventato, io l'ho visto come un angelo. Una bellissima immagine, per cui invito la regia davvero a mandare in onda questo video, che è stato quello che mi ha convinto a cercare di farlo venire qui, perché quando l'ho visto di notte, vi garantisco, mi ha strappato il cuore positivamente, perché ho visto che dentro c'era della sensibilità, c'era dell'arte, della qualità. Quindi ricordando con grande affetto la figura di Edoardo Agnelli, questa Edoardo, composta da Luigi Mariano.